L'indagine di questa mattina, conclusa con gli arresti di questa mattina, è la sintesi di quello che noi diciamo ormai da decenni, e cioè sempre più l'Ndrangheta spara meno, però corrompe, però ha sempre più rapporti nel mondo dell'imprenditoria e nel mondo della politica. La sintesi di questa indagine è che l'imprenditore Gallo, un uomo diciamo molto eclettico, è un filo spregiudicato, ha la possibilità, ha contatti con uomini delle forze dell'ordine, ha contatti con la politica, ha contatti con l'Ndrangheta di tutta la provincia di Crotone, e attraverso questi contatti lui si muove su più piani e riesce ad allargare sempre più in modo smisurato queste sue attività imprenditoriali, appunto diventare abbastanza ricco. Noi questa mattina hanno trovato penso centinaia di milioni contanti, ancora non hanno finito di contarli, decine di orologi Rolex, macchine di lusso, appartamenti, cioè stiamo parlando del valore di centinaia di milioni di euro, e stiamo parlando di un imprenditore apparentemente normale, medio piccolo. E poi questa sua voglia di ingrandirsi lo porta ad arrivare fino a Reggio Calabria, a rivolgersi ai rappresentanti della famiglia di 'Ndrangheta e di Stefano Tegano per organizzare la campagna elettorale dell'onorevole Talarico nelle elezioni politiche del 2018. Lo porta a salire a Roma per cercare di ottenere degli appalti di natura nazionale e organizza un incontro, organizza attraverso Talarico un incontro con Cesa in un pranzo nell'estate del 2017. E ovviamente per quello che sono le nostre indagini, per quello che è il risultato delle nostre intercettazioni e riscontri a seguito di intercettazioni, Talarico sapeva perfettamente che Gallo andava a rivolgersi al rappresentante dell'Ndrangheta di Reggio Calabria, visto che Tallini ha pensato di candidarsi nel circondario di Talarico, nel circondario di Reggio Calabria. Per quanto riguarda invece Cesa, come vi ho detto, Cesa e Talarico erano nello stesso partito, e quindi Talarico, come per ricambiare per l'interesse nelle elezioni politiche, gli ha organizzato questo pranzo appunto per avere la possibilità di ottenere benefici, ottenere appalti. Io ormai ho i capelli bianchi, ne ho visto tanti, però la spregiudicatezza, la disinvoltura con la quale un notaio, fino a decenni fa era impensabile, che per poco compie degli atti nella sua funzione di notaio, compie degli atti delle intestazioni fittizie di beni o delle fonde delle società di persone che di albanesi, di persone che non erano nemmeno lì, cioè fa un po' impressione, cioè vedere questo mondo delle professioni al servizio di faccendieri, ma in questo caso al servizio di 'ndranghetisti, fa un po' impressione. E quindi il limite qual è? Quando ci sarà un limite? Fin dove si spingeranno? Fin dove il mondo delle professioni si spingerà ad essere prono, ad essere a servizio dell''Ndrangheta? E questa è la nostra nuova frontiera, che noi ormai da 4 anni, da quando sono qui a Catanzaro, stiamo cercando di dimostrare, voi vedete che ogni volta, ogni tanto quando ci vediamo, ogni indagine avanziamo di un pezzo, c'è sempre uno step che andiamo sempre più avanti, entriamo sempre più nei quadri della pubblica amministrazione, entriamo sempre più nei quadri della classe dirigente, della classe borghese, aristocratica, dotta, e scopriamo pezzi di mondo marci.
e questo è desolante, che non stiamo parlando di uno stato di necessità, stiamo parlando di ingordigia, che è una cosa diversa. Se noi siamo qui, se noi abbiamo fatto l'indagine, se qui c'è il generale della Guardia di Finanza che personalmente con i suoi uomini è riuscito a fare un'indagine all'interno senza che ci sia una fuga di notizia, vuol dire che la struttura tiene, la struttura è seria, la struttura Stato c'è, quindi noi sappiamo che fisiologicamente in ogni categoria ci sono corrotti e collusi, però quindi dobbiamo stare attenti a non buttare l'acqua sporca col bambino, ma dobbiamo stare attenti a intervenire in modo non generico, ma in modo specifico, scientifico, chirurgico, per andare su quell'infedele e toglierlo dalla catena delle forze dell'ordine, della magistratura, del giornalismo, della politica, dell'avvocatura, eccetera, eccetera. Esiste un network di imprenditori molto strutturato che viaggiava a braccetto con i sodalizi criminali. La circostanza che fossero degli imprenditori incensurati determina quella che noi chiamiamo dal punto di vista investigativo la mimetizzazione imprenditoriale. In questa indagine noi abbiamo due figure altamente strategiche. Abbiamo il mafioso imprenditore e l'imprenditore mafioso. Convivono entrambi queste figure. Consideri che l'indagine ha preso in esame un network composto da ben 256 aziende che attraverso il meccanismo delle frodi carosello e quindi l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ha realizzato un volume d'affari di centinaia di milioni di euro, in parte anche determinando delle movimentazioni di denaro contanti, il tutto in aperta violazione a quelle che sono le norme vigenti in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio. E questo è il valore aggiunto. La mimetizzazione naturalmente rende molto più difficile la possibilità di individuare, scovare l'imprenditore colluso. La circostanza che poi venissero create delle società ad hoc, anche attraverso naturalmente la compiacenza del notaio coinvolto nell'indagine, determina una pervasività ancora più evidente, ancora più importante. La particolarità di questa indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro è che in questo caso è un imprenditore che contatta la mafia, è un imprenditore che contatta la politica, è un imprenditore che contatta altri imprenditori, i professionisti, i notai, i commercialisti, per asservire tutto questo sistema alle proprie mire economiche. È lui che si fa mafioso per garantire al politico l'elezione attraverso i suoi contatti con la criminalità organizzata, è lui che si fa creatore di un sistema economico di vastissima portata, parliamo di 250 milioni di euro di movimentazione, è lui che si fa garante con i politici e poi chiede al contempo, in ragione dell'appoggio elettorale che ha dato ai politici, chiede l'acquisizione di appalti che questi politici sono in grado di garantirgli. I cittadini sono perfettamente consapevoli dell'altissimo livello investigativo che, dico, soprattutto in questa regione esiste nelle forze dell'ordine e nella magistratura. Io ho girato l'Italia, ho avuto incarichi in tutta Italia. Vi dicono che la Calabria ha una capacità di intelligence, una capacità investigativa, una capacità anche operativa da parte della magistratura di altissimo rilievo. E i criminali ci sperano sempre che noi non siamo in grado di poter raggiungere certi risultati, altrimenti desisterebbero le loro attività criminali, e ovviamente non lo fanno perché la voglia di guadagnare, la voglia di truffare, la voglia di acquisire potere e potenza è talmente forte che va al di fuori di quella che è una paura di poter essere scoperti e poter essere arrestati. Per fortuna noi ci siamo e arriviamo lì dove dobbiamo arrivare. Grazie.